Siete pronti? Ecco qua, buonasera a tutti voi. C'è Stefano Cociani, Jesus, è arrivato in tempo anche lui. Lui che si lamenta sempre di mancare le nostre dirette. Jesus, il nostro il nipote, uno dei miei nipoti di YouTube. Acquisiti, ecco, allora... hai ormai una pletora. Ma guarda, no, sai qual era stata la cosa buffa, la cosa strana, è che io anche da giovane, nel giro dei metallari, dei DJ, queste cose così, sono sempre stato il più vecchio, sempre, anche da giovane io ero sempre il più vecchio, non ho mai capito perché. Ed è andata a finire che mi hanno sempre chiamato i metallari, mi hanno sempre chiamato zio, cioè, boh. Io ho tonnellate di nipoti. La cosa buffa è che i miei nipoti veri non mi hanno mai chiamato zio, mi hanno sempre chiamato Michele, Michi o Mike, mentre i metallarini, ecco, dicono ciao zio Mike. Vabbè, una tragedia per me. Va bene, signori, oh, guarda, c'è tutta, c'è Longhi Snipe, Venezia 90, c'è Lird Mulaku, c'è Mario Colombo, Roberto Montante, Andrea Ronchetti, La Notte dell'Europa. Signori, buonasera a tutti voi. Siete pronti? Allora, qua questa sera faremo una live, diciamo, di preparazione, se vogliamo, di preparazione al video che Mirko sta preparando sulla guerra sino-giapponese. Questa live tratterà alcuni argomenti inerenti alla guerra sino-giapponese e soprattutto riprenderemo, scusate, ma ecco, senza io non so stare, ecco qua, e riprenderemo anche la questione che avevo fatto in un altro mio video sui crimini di guerra giapponesi. Sarà un argomento pesantuccio perché, insomma... ci saranno cose veramente turpi, diciamoci la verità, e come dire, ci sarà, insomma, parleremo anche della marcia della morte di Bataan, dello stupro di Nanchino, della famigerata unità 731, del comportamento delle truppe giapponesi durante le guerre di conquista nell'Asia continentale, in Indocina e nel Pacifico, e parleremo di cose brutte. Quindi se siete di stomaco debole, non lo so, preparatevi il Gaviscon perché ci saranno cose veramente brutte. Le foto che posteremo sono le più presentabili, perché se fate un giretto su Google, cercate unità 731, cercate stupro di Nanchino, o cercate marcia della morte di Bataan, eccetera, quello che volete, troverete delle cose che gli slash, i film dell'orrore, gli slasher o i gore degli anni 90 sembrano cose veramente per bambini piccoli. Ecco, detta così com'è. Va bene, allora signori, vogliamo cominciare. Allora Willy, ascolta, sulla 731 ne parliamo dopo, adesso cominciamo un attimo questa live, cominciamo a parlare dell'argomento. Siamo già in 34 e niente, la questione dei crimini di guerra giapponesi. Nel mio video di qualche tempo fa ho parlato del perché qua in Europa, in Italia, se ne parla poco, se ne conosce abbastanza poco, se non per sommi capi, e vedremo un po', uno, che cosa hanno combinato i giapponesi, quali sono state le conseguenze di quello che hanno combinato i giapponesi e di come ora si rapportano giapponesi, cinesi, coreani, su quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale in quelle terre, ad opera proprio dei nipponici, ad opera proprio dell'esercito, soprattutto dell'esercito imperiale giapponese, ma non è che neanche la marina ci andasse leggera. Allora, si davano da fare, innanzitutto, diciamo. Esatto, innanzitutto
le atrocità giapponesi non cominciano con il 7 dicembre 1941, ma cominciano molto prima. E questa qui è una cosa che molti non conoscono. In realtà cominciano nella prima guerra sino-giapponese, perché hanno già cominciato lì e con l'occupazione della Corea, perché già lì hanno cominciato a sottomettere la popolazione in maniera brutale. Poi le tecniche giapponesi per creare incidenti, diciamo, sono abbastanza note. Parlo ovviamente dell'incidente di Mukden, dove praticamente i giapponesi si sono autofatti un attentato sulla linea ferroviaria in modo da avere una scusa per poter occupare il Manciukuo e installare praticamente uno stato, diciamo, puppet state, con il famoso Puyi, l'ultimo imperatore, diciamo. E quindi hanno sempre avuto questa metodologia applicata. Un po' va a riprendere... È complesso, fra l'altro io con i ragazzi di In Geopolitica Veritas domani registreremo un video proprio su questioni geostrategiche giapponesi, perché comunque la questione sociale giapponese era un forte senso di inferiorità rispetto all'Occidente. Il loro grosso problema era praticamente imitare l'Occidente, soprattutto i fascismi, per creare un'idea di Giappone, razza superiore dell'Asia, in questo senso qui. Cosiddetto l'imitazione, i giapponesi copiarono il fascismo, il mio giapponese fa schifo, peggio ancora del mio tedesco, del mio polacco, ma si chiamava Tennonsei Fascissimo, se non sbaglio. Che... Sì, ci sono tante scritte, tante teorie, diciamo, che allora avevano fatto per quanto riguardava la sfera di prosperità dell'Asia, già che giravano negli anni 20, questa cosa qui. Sì. Il loro punto era questo: da tutte le parti del mondo ci sono delle potenze coloniali, soprattutto Inghilterra e Francia, e per loro sentivano molto l'America, perché andava a rompere le scatole su quella che loro ritenevano essere quella che avrebbe dovuto essere la loro sfera di influenza, vedi le Filippine. E il fatto che ci fossero tante potenze occidentali, fra cui l'Olanda e altri, in zone che erano di loro interesse. Quindi hanno creato tutte queste teorie negli anni 20 e negli anni 30, in cui il Giappone avrebbe dovuto praticamente modernizzarsi, non con mancanza di traumi interni, e poi avrebbero dovuto praticamente fare quello che facevano le altre nazioni. Lo scontro con la Russia sarà fondamentale, perché storicamente sarà il primo scontro in cui una nazione asiatica sconfiggerà una potenza occidentale. Sì. Per loro fu una conferma enorme, perché capirono che potevano farlo, potevano essere a livello degli occidentali e anche superarli. Quindi si sfatò quel mito, se uno si occupa della storia cinese, cioè il famoso discorso dell'Ottocento, dei malati dell'Asia, la Cina venivano chiamati così, perché erano estremamente divisi e disuniti. E i giapponesi questo fattore lo sentivano parecchio. Quindi la vittoria contro i russi nella battaglia di Tsushima e poi a Port Arthur praticamente sfaterà questo mito, e i giapponesi si renderanno conto che potranno essere una potenza egemone. All'inizio addirittura c'erano dei piani per combattere la Russia, per occupare tutta la parte a nord della Corea, della corrente Corea. Poi ci si rese conto, si provò anche, ci fu una sommossa, si tentò di far levare il popolo durante la guerra sino-giapponese in modo da creare uno stato indipendente, ritagliandosi un pezzo di Russia. Venne subito soggiogato dai russi e la cosa venne a tacere molto velocemente. E poi da lì nasceranno un sacco di problemi interni al Giappone, perché il Giappone internamente era estremamente diviso dal punto di vista del comando. Lì ci sono le famose dottrine o scuole di pensiero dei giapponesi. Ovviamente io parlo del Nanshinro e del Kokushinro, che sarebbe praticamente il comando di terra, cioè l'esercito, e la marina, che avevano due concetti di espansione completamente differenti, divergenti, che ovviamente cozzavano fra di loro. Ora non so se tu c'hai le mappe su... No, passamene tu se... Allora te le faccio vedere. Sì. Aspetta che le metto in condivisione.
così si capisce. Allora, condividi su schermo, perché sono molto interessanti per far capire cosa pensavano e come volevano attuare quello che avevano, diciamo, teorizzato in questo senso qui. Eccola qui. Ce l'hai? No, eccola, aspetta, 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 arriva. Ta-da! Eccola qua. Si Eccola qui. Allora, vede? sì. No, aspetta. Eccola qua, sì, eccola qua. Allora, il punto di partenza ovviamente è Giappone e Corea, come si vede in blu scuro. L'idea loro, lo vedi questo territorio qui, questa fetta qui? Questo era quello che Sì. Sì. hanno tentato di creare una specie di, volevano creare uno stato, un altro puppet state qui, che ha fallito contro i russi. Poi l'idea loro dell'esercito era di praticamente occupare Manciukuo, poi ci sarà la famosa battaglia di Kalkingol e continuare così. L'idea era che se il Giappone doveva essere una potenza industriale, Cina ne doveva essere il bacino praticamente delle risorse, quelle risorse che il Giappone non ha. La Marina invece, che ragionava più in termini di petrolio, capacità di muovere la flotta, voleva invece un'espansione verso sud, creando la famosa sfera di protezione, va un pochino a ricordare gli stati cuscinetto che la Russia voleva farsi prima della Seconda Guerra Mondiale, Estonia, Lettonia, Bielorussia, le zone contestate con la Romania, eccetera. E ovviamente se noi andiamo a vedere, gli unici che vanno a rompere un po' le scatole a questo piano sono i giapponesi. Cioè gli americani. Quindi le teorie sono completamente divergenti, le strategie sono completamente divergenti, e questo creerà il famoso scontro all'interno del comando giapponese. Scontro che verrà protratto non a livelli dell'Italia, non ci lamentiamo sempre di supermarina, superesercito, superaereo. Qui parliamo veramente di scontri. Gente che si è ammazzata con le spade, gente che si è sparata al comando. Yamamoto ha avuto per tutta la guerra la paura di ricevere attentati e ne ha ricevuti, e infatti è famosa la frase quando lui arrivò al comando della flotta combinata, che la Marina, scherzando, alcuni ufficiali gli dissero: ora sei al sicuro, nessuno ti può dare la caccia, siamo in mare. E c'era un sacco di combattimenti interni anche per chi avesse il ministero dell'esercito, della guerra, della Marina. Queste teorie divergenti arriveranno a dei livelli incredibili. Dopo la battaglia di Midway, la Marina chiese all'esercito, ad esempio, degli aerei e dei piloti in prestito, ok? Perché avevano carenza. L'esercito, secondo te, cosa le ha risposto? È una risposta bellissima. Che gli hanno risposto? Cioè, Guarda, te la dico così in maniera praticamente goliardica: sono cazzi sì. vostri. Gli hanno Ma detto io ho detto letteralmente: sono manco affari vostri. Questo era il sì. livello di interazione all'interno del comando giapponese. Alla fine, quando il Giappone sarà sotto assedio, allora cominceranno a ragionare di strategie combinate fra marina, aerei e esercito. C'è anche da dire che i giapponesi non avevano un'aeronautica indipendente, l'esercito aveva la sua e la marina aveva la Sì. sua. E non interagivano fra di loro, non Esatto. condividevano i mezzi, Con non aerei c'erano depositi. Quindi era. completamente diversi, c'erano ditte che lavoravano in esclusiva per, cioè questo qui è un pochino il campo perché dato il mio vecchissimo amore di quando ero bambino per le aviazioni della Seconda Guerra Mondiale. Uno rimane stupefatto, cioè, mentre almeno gli americani, anche gli americani, non avevano un'aviazione indipendente, c'era la US Army Air Force, l'aviazione dell'esercito, e c'era l'aviazione della Marina. Almeno i calibri delle mitragliatrici e i calibri, buonanotte, i motori erano gli stessi, ma i giapponesi erano talmente a compartimenti stagni che la Mitsubishi praticamente lavorava solo, soltanto e solamente per la Marina. La Kawanishi lavorava soltanto
Kawanishi e Kawasaki lavoravano soltanto, e sì, no, Kawanishi, porca miseria, accidenti, ho sbagliato, la Nakajima, scusate, anche la Kawanishi lavorava per la Marina, ma la Nakajima e la Kawasaki lavoravano esclusivamente per l'esercito. Le mitragliatrici degli aerei dell'esercito erano di calibro diverso da quelle della Marina, i motori dell'esercito non erano compatibili con quelli della Marina. Sì, perché ogni aereo aveva le sue specifiche, ogni produttore produceva per specificamente per l'esercito, e quindi un casino anche logistico in quel senso lì, anche se avevano lo stesso ruolo, proprio non si parlavano, non c'era proprio un comando, anche noi sul comando strategico, noi producevamo la serie 5 e tutti i tre modelli erano completamente non compatibili, c'è da dire anche questo. Erano del tutto incompatibili, a parte il castello dell'attacco, insomma, a parte il castello dell'attacco motore, perché tanto avevano tutti e tre lo stesso motore, non avevano neanche una vite in comune. E tra l'altro c'è da dire una cosa, cioè, dopo riprendiamo il discorso giapponese, cioè, mi è capitato su Facebook di parlare con un signore che partecipa al restauro del nostro CR-42, quello che sta per essere riportato in condizioni di volo, o se non in condizioni di volo, quantomeno rimesso a nuovo, ricostruito e rimesso a nuovo. I tubi della fusoliera del CR-42 sono in 60 diametri diversi. Rende l'idea? I giapponesi erano messi pure peggio per certe cose, perché avevano combinato un disastro con certi motori, per esempio, vabbè, il Kawasaki KI-61 Tony Lohien, che era il nome della mia motocicletta, che era una Kawasaki. Aggetta questa. Praticamente Lohien avevano, il motore dell'Lohien era il DB-601, che era lo stesso che muoveva il Folgore e il Giane 2001. Avevano avuto la pensata geniale di modificare, senza chiedere alla Daimler-Benz, i circuiti di alimentazione, la distribuzione, i circuiti di raffreddamento, con il risultato che già nel Giappone metropolitano i motori dello Hien si cuocevano. Figurarsi cosa succedeva in Nuova Guinea o nel Borneo, ti lascio immaginare. Vabbè, chiusa parentesi, e torniamo. Accetta questa immagine, Mike? Ah, scusa, eccola qua. Allora, questo è il... Eccola qui. Questo è il Kanto Quen. Praticamente sarebbe il piano giapponese approvato nel 7 giugno 1941 di espandersi in Russia. Come possiamo vedere, il piano era di sconfiggere le truppe sovietiche in 6 mesi, in queste zone qui. Sì. Poi, con quello che succederà in Europa e con i bisogni dell'offensiva, della seconda offensiva nella guerra sino-giapponese, praticamente si renderanno conto che non avevano forze sufficienti. Questa offensiva, sebbene sia stata approvata da Hirohito, in realtà era in completo disaccordo con la Marina. Bisogna anche dire che l'armata giapponese del Kwantung praticamente faceva quello che voleva, era quasi una cosa a sé stante anche sul Giappone, era difficile fargli fare quello che volevano, era quasi un comando di warlord. Io l'ho definita uno stato nello stato, oppure anche una cosca mafiosa, una cosca della Yakuza. Sì. Cioè... questo era il piano. Allora, questo qui praticamente, vedo. Solo che non hanno tenuto minimamente conto di chi avevano di fronte. Sì, lì poi avrà il famoso scontro di Kalking Gol e si renderanno conto che, cioè, paradossalmente il piano anche dopo, cioè allora anche dopo la batosta, penseranno di comunque espandersi in questa maniera qui. E invece poi faranno il famoso accordo, no? Con la Russia. Il patto, accordo che è stato fatto anche per stizza, raccontiamola questa cosa. Quando i tedeschi faranno l'accordo con la Russia, parlo del patto Molotov-Ribbentrop, i giapponesi a questa cosa non piace per niente, perché loro ritenevano che i tedeschi gli avrebbero dato una mano contro i russi. Vedi questo piano. Sì.
E quindi Pestizia gli dice: sai che c'è? Visto che voi avete fatto i patti con quelli che loro ritenevano essere i loro nemici più prossimi, perché tutte le linee di pensiero giapponesi dell'esercito erano di espandersi comunque in parte della Russia e poi prendersi anche la Cina. Quindi fecero questo patto, così assicurandosi che il fronte con la Russia sarebbe stato, diciamo, sicuro e si sarebbero potuti concentrare sulla conquista della Cina, per tornarci dopo sulla questione russa. Questo avrà Sì. un peso enorme nella guerra in Europa, perché la Russia con questo accordo potrà, nel famoso attacco a Mosca, liberare quelle truppe che erano a guardia di queste zone proprio nel momento di maggiore necessità. Saranno proprio le divisioni siberiane che verranno trasferite, che salveranno, diciamo, per il rotto della cuffia la situazione a Mosca. Quindi questo accordo qui ha un impatto enorme, soprattutto sul fronte orientale. Come Sì, vediamo, è una cosa. i giapponesi erano completamente convinti di dover combattere i russi. I cinesi li sottovalutavano. Sottovalutavano i cinesi a un livello incredibile, pensavano di poterli mettere fuori gioco in un anno. Invece la guerra sino-giapponese si protrarrà praticamente da prima della seconda guerra mondiale fino alla fine della seconda guerra mondiale. Noi ovviamente parliamo sempre in ottica dal 36 insomma, in realtà continuava anche negli anni 30 sotto diversi livelli, diciamo, di ostilità in un certo senso. C'era comunque un impegno grosso di truppe. I comunisti molestavano continuamente il Manciukuo, era un po' come la situazione per noi per la Libia, no? Cioè non era un vero controllo del territorio, anche perché parliamo della Cina, è un territorio enorme. Sì. Come diceva Montgomery nel mio personale libro della guerra, è vietato invadere la Russia ed è vietatissimo portare la guerra in Cina. Difatti, chi è che ha vinto la guerra? Ecco, Lì c'è il discorso, va vedi, bene. noi si parla sempre in ottica eurocentrica. In verità, quello che succede in Cina ha un impatto enorme. Questo del discorso delle divisioni russe che si potranno smarcare e andare ad aiutare il fronte orientale nel momento più duro è importantissimo, soprattutto per come andrà poi la guerra sul fronte orientale. C'è un altro discorso: la guerra sino-giapponese in realtà occuperà più del 70% dell'esercito di terra giapponese. Noi si pensa che, ma almeno per come la raccontiamo noi occidentali, sembra che i giapponesi hanno combattuto con gli americani. Aspetta, il 70% dell'esercito era in Cina. Poi si possono fare tanti discorsi che non avrebbero potuto muoverlo così bene, perché comunque muovere tutte queste truppe con i trasporti non era facile, quindi comunque aveva senso dal punto di vista strategico utilizzarlo lì per guadagnare territorio, dal punto di vista delle risorse. Però dal punto di vista materiale degli uomini, nel quantitativo, le truppe giapponesi che verranno utilizzate in Cina sovrastano di 3 a 1 le truppe che verranno utilizzate contro l'America. Eppure qui non se ne parla mai. Sembra che i giapponesi hanno combattuto con gli americani e tant'è. Vediamo, noi siamo allora, innanzitutto si tratta di un teatro geograficamente lontanissimo da noi, quindi bene o male, quando si parla di seconda guerra mondiale, bene o male, tendiamo tutti a pensare noi, italiani, francesi, tedeschi, insomma, europei o russi, tendiamo a pensare alla guerra in Europa per prima. E poi si pensa, vabbè, Pearl Harbor, eccetera. La Cina, c'è cioè già che è sempre stato un paese lontano, chiuso, se vogliamo, perché bene o male, grande com'è e misterioso com'è, facciamo fatica a capirne la grandezza, cioè facciamo fatica a capire la grandezza geografica della Cina, facciamo fatica a capire anche la difficoltà di quel teatro che era a dir poco infame, ecco, che poi dopo, come dire, quando i giapponesi quando hanno cercato di ingrandire la grande sfera di prosperità, di co-prosperità Co, asiatica. e vorrei sottolineare il co, che
che non è proprio co. Perché anche lì è un'economia vampirica, loro succhiavano tutte le risorse che c'era dai paesi, non li lasciavano nulla. Esatto, cioè prima mi chiedevano, come funzionava la sfera di coprosperità asiatica. Semplice, tutti gli stati dell'Asia continentale dovevano lavorare per il Giappone. Guarda questo bel posto di propaganda che fa capire un'immagine, a volte spiega più. Questa è la sfera di coprosperità. Esatto, la piovra che tutto si sarebbe mangiato. Cioè, i giapponesi in Asia si comportarono, cioè, allora, gli stati autoritari della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto Germania e Giappone, avevano un'economia vampirica e parassitaria. E funzionava, la loro economia funzionava soltanto se in funzione della ricerca, della rapina, del saccheggio delle ricchezze altrui. E in Cina le famose offensive del riso, ne ho parlato nel mio video, praticamente una volta all'anno, a seconda della zona, l'armata del Kwantung lanciava la cosiddetta offensiva del riso, che praticamente i cinesi coltivavano il riso, arrivavano i giapponesi, al momento del raccolto i giapponesi saccheggiavano tutto, ammazzavano a destra e a sinistra, bruciavano e quant'altro, però dopo alla fine si sono ritrovati nell'assoluta impossibilità di continuare a mantenere l'anima attaccata al corpo, perché non avevano neanche più di mangiare, perché le carestie indotte che avevano combinato, e quelle sono le vere carestie indotte della Seconda Guerra Mondiale, quelle che hanno combinato. L'idea era, se non possiamo sconfiggere i cinesi, li possiamo far morire di fame. Esatto. E quindi, tra l'altro, con tentativi anche, poi ci arriveremo, no? Tentativi di guerra chimica, biologica, anche in quel caso lì. Si tentò di far espandere la malaria, si tentò di attaccare la popolazione cinese in tutti i modi. Il colera. Volevo raccontare alcune cose particolari, perché vengono raccontate poco. Queste sono le famose tigri volanti, che era una squadriglia praticamente di volontari americani che andarono ad aiutare i cinesi addestrandoli eccetera. Poi c'erano dei volontari che proprio combattevano. Questi sono, cosa sono i P-40 Curtiss? I Curtiss P-40 Tomahawk. Questi sono i P-40C, se non ricordo male, motore Allison, un buon ferro da stiro, sicuramente non maneggevole quanto i caccia giapponesi, ma che sì, non se la poteva ancora giocare con gli zero, diciamo. Ma avevano, cioè, guarda, tu se c'hai un'incudine la devi usare come un'incudine, non puoi usarla come un uncinetto. La tattica che avevano le tigri volanti era quella, semplicemente prendere quanto più rapidamente possibile, sorvolare le formazioni giapponesi, buttarsi giù in picchiata e mitragliare quello che ti trovavi davanti. Se uno zero o uno Oscar cercavano di inseguirti, non c'era problema, leggeri come erano, perché veramente l'alluminio della fusoliera dello zero tu lo bucavi con una matita, da quanto era fine. Era carta stagnola. Sì, poi non era corazzato, non aveva il vetro corazzato, non esatto, aveva dietro la lamiera per il pilota. Era proprio la struttura ad essere leggerissima. Io e mi ricordo, quindi, ho letto le istruzioni giapponesi per montare sull'aereo, Mike, che ti diceva metti i piedi qui, metti i piedi lì, perché c'era veramente il rischio che se entravi sull'ala col piede la sfondavi. Quanto era leggero. Proprio, qui devi mettere i piedi, qui devi mettere. Esatto, lo zero, se seguiva un P40 o anche un P39 in piata, si staccavano le ali e si disintegrava letteralmente in volo. Questo è importante perché fa capire la relazione che avevano gli americani con i cinesi. Siccome noi parliamo dei crimini, questa è una storia che viene poco raccontata.
Questi sono sempre loro, sono i piloti americani volontari. Sì. Una storia che viene poco raccontata, il famoso Ride Doolittle. Si parla sempre di questo Ride Doolittle, viene miticizzato, in realtà era una puntura di spillo, era più una questione interna di propaganda americana che un reale obiettivo in guerra strategico. La propaganda, esatto, in guerra la propaganda vuol dire tanto, se non tutto, e dovevano, l'America dopo Pearl Harbor doveva fare qualche cosa. Sì, voluto da Roosevelt, era una cosa veramente abborracciata, con poche capacità reali di infliggere dei danni. Sai qual è il problema? È che non si racconta mai il dopo, in ottica occidentale, forse perché ce ne vergogniamo. Quello che non viene raccontato è che, siccome i giapponesi non avevano americani per le mani, subito dopo il Ride Doolittle fecero un'offensiva in Cina, non contro l'esercito, ma massacrando la popolazione. Questo perché i cinesi salvarono alcuni piloti americani che riuscirono ad arrivare in Cina e li nascosero. Il prezzo furono 50.000 morti cinesi. Questo gli americani nei film non ce lo mettono mai, che il loro piccolo raid propagandistico ha causato 50.000 morti. Perché sarebbe difficile da raccontare, no? Che fai un raid per propaganda senza andare a pensare che il tuo alleato dall'altra parte ne subirà le conseguenze. Quello è, diciamo, è l'aftermath, cioè quello che succede dopo il Ride Doolittle. I giapponesi incazzati neri cominciano ad ammazzare la popolazione. Ce n'è un accenno in un film orrendo, che io ritengo orrendo, fatto un paio di anni quello fa. Quello con Bruce Willis? No, Bruce Willis? È quello dove c'è l'attore del... o è quello con Bruce Willis o è quello dove c'è l'attore che aveva fatto Il Pianista? Dove fa vedere praticamente... Sì, che viene nascosto dalla popolazione e un cinese gli racconta quello che sta succedendo. Cioè, per salvare lui ci stanno massacrando. È, credo, forse l'unico film di cui io abbia contezza che racconta questa cosa. Di solito non se ne racconta. Sì. Ecco. Quello è il prezzo del Ride Doolittle. È stato questo. E ovviamente parte ora, magari negli ultimi anni, negli ultimi 70 anni, non si è mai raccontata questa cosa. Questo è un altro esempio della brutalità giapponese. Sì, La guerra in Cina ovviamente avrà, perché noi si parla sempre di Pearl Harbor, no? I giapponesi attaccano Pearl Harbor, bla bla bla. Quello che non si racconta è perché attaccano Pearl Harbor. Il motivo di Pearl Harbor nasce in Cina, le radici sono lì. Quando i cinesi venivano riforniti, avevano le famose due vie. Una che passava verso l'Indocina francese e un'altra via che passava un pochino più sopra. I giapponesi volevano tagliare le vie di rifornimento ai cinesi e quindi chiesero alla Francia di Vichy di occupare. C'è uno scambio diplomatico che forse magari un giorno Cecchini ce ne racconterà, perché è quasi comico. C'è i giapponesi che dicono alla Francia di Vichy: noi dobbiamo entrare, e loro dicono no, non mi pare il caso, no, noi dobbiamo entrare. Insomma, c'è un sacco di sì, no, sì, no, sì, no, va bene, entrate. Quelli entrano, occupano l'Indocina francese e tagliano questa famosa via di rifornimento. Cosa succede? Gli americani a questo punto fanno l'embargo sul petrolio e sui beni giapponesi in America. È lì che nasce allora il discorso del piano di attacco a Pearl Harbor. E i giapponesi faranno due conti, scopriranno che avranno 2 anni e 6 mesi di riserve petrolifere e quindi lì nasce l'esigenza della marina di agire. Lì c'è i famosi 6 mesi, 1 anno di Yamamoto. Io vi garantisco 6 anni, 1 mese di vittorie e poi dopo io non garantisco più nulla. Sì. Lui era contro all'andare in guerra con l'America perché ci era stato, l'aveva vista, conosceva il potenziale industriale degli americani, conosceva quanto i giapponesi sottostimassero la cosa, non avevano la minima idea di quanto era grande la capacità industriale americana. Io ho fatto nel video, mi pare il terzo dei miti, ho fatto un'infografica dove facevo vedere i livelli produttivi tra Giappone e America ed è una cosa devastante, tanto che si è calcolato che in 8 mesi, se anche tutte le navi a Pearl Harbor fossero state affondate, l'America le avrebbe ricostruite tutte in 8 mesi.
I giapponesi nei loro documenti parlano di 4 anni, cioè secondo loro distruggere la flotta americana avrebbe richiesto all'America 4 anni, gli americani invece in 8 mesi avrebbero ricostruito tutto. Questo ti rende conto di come hanno sottostimato di oltre 4 volte la capacità industriale americana. Sì, quindi è sì. Quello che succede in Cina è fondamentale per, come abbiamo visto, c'è tantissimi spirali che vanno dalla guerra sul fronte orientale alla guerra con gli americani. Tutto nasce dalla guerra sino-giapponese. Eppure, esatto, credo, a livello di vulgata, a livello di conoscenza popolare, questo non passa. E per questo è il motivo per cui io sto facendo con un ragazzo che conosce il cinese la guerra sino-giapponese, perché è fondamentale per la comprensione della seconda guerra mondiale. E io su YouTube, a parte cose anglosassoni, in Italia credo di non aver trovato assolutamente niente. C'è qualche documentario sparso, ma... Sì, ne fa qualche accenno Gioele nella biblioteca di Alessandria, qualcuno ne parla, ma proprio, diciamo, a livello basico. Sì, magari si racconta la campagna in maniera ovviamente non specifica, con tutte le divisioni, eccetera, però non si fanno tutti i collegamenti, le ramificazioni, le implicazioni che questa campagna andrà a importare. Questo, esatto, perché è un lavoro, cioè diciamo che è un lavoro che molti non pensano a fare, molti non sanno fare, molti non vogliono fare, perché dopo si va a incartarsi, magari loro non sono in grado neanche di fare tutti i collegamenti e il loro pubblico si annegherebbe malamente e non capirebbe, sì, perché quello che dicono. È una storia poco studiata in Occidente, c'è poco, sì, materiale. Ho la fortuna di avere un ragazzo che conosce il cinese, quindi mi sta aiutando lui a fare proprio le ricerche, tutto loro. Ora ve li farò anche vedere, faremo anche vedere delle cose, diciamo, in anteprima. Stiamo creando i flowchart con tutta la catena di comando, e non vi dico il sangue, le bestemmie, il sudore che ci vogliono per trovare tutte le informazioni, tutte le foto, tutti i comandanti, perché è poco raccontata, cioè poco materiale, quindi se non hai qualcuno che conosce il cinese, l'ordine di battaglia cinese, scordatelo, perché c'è veramente, ecco, poco. Sì, ripeto, geograficamente si tratta di un teatro molto lontano, si tratta di un teatro talmente vasto, talmente enorme, talmente che è impossibile conoscerlo, cioè se ne parla vagamente, se ne parla per sommi capi, e ringraziamo almeno che c'è qualcuno che ne parla per sommi capi, perché da quello che ho visto io, cioè è quasi, cioè anche io quando ho cercato qualche cosa è quasi impossibile trovare qualcosa di tutti. Si va sempre, Mike, sul sensazionalismo, cioè si parla di Nanchino, sì, perché fa folklore, un po' come parlare della Kaminsky, di Dirle Wanger, di Klaus Barbie o di cose un po' pruriginose, però non spieghi mai perché a Nanchino è successo tutto questo. E lì c'era il motivo della mia critica che ti ho mandato su WhatsApp, e sì, ora ne parleremo, di Shanghai, sì, eccetera. Cioè, il massacro di Nanchino, dico giusto una frase, poi ci passeremo bene e approfondiremo, avviene perché i cinesi hanno combattuto duramente a Shanghai, prendendo di sorpresa i giapponesi, che non si aspettavano una tale resistenza, e i giapponesi, subendo e faticando per 3 mesi, ad aver ragione di queste truppe, tra l'altro truppe addestrate anche dai tedeschi, lì ci saranno le famose divisioni addestrate dalla missione tedesca, sì, per vendicarsi, dopo questa gran faticata, arriveranno a Nanchino e massacreranno tutto. Come vi permettete di resistere a noi che siamo sudditi del divino imperatore, e quindi ecco quello che hanno combinato, ecco, 300.000 vittime in poco meno di 3 mesi. Sì, infatti ci sono delle foto veramente agghiaccianti, soldati giapponesi, sì, che, ecco, allora, letteralmente squarciano con la baionetta le donne e buttano i feti in strada. Queste non sono leggende, sì, sono, sì, cose, sì, sono cose realmente avvenute.
Ecco, no, ma poi tra l'altro uno va, come dire, a Sì, Chiara, cercare. parleremo anche degli 800 eroi, ci sarà anche quello all'interno del... Probabilmente la serie dei video sulla guerra sino-giapponese si dividerà in tre parti. Una parte introduttiva che racconterà un pochino la storia giapponese, giusto brevemente per far capire, dall'arrivo delle navi nere e il Giappone che si sblocca e si occidentalizza, fino alla presa della Corea, il Manciukuo, Nanjing, Beijing, queste cose qui. La seconda sarà proprio la campagna vera e propria di Shanghai, con tutte le divisioni, eccetera. E la terza parte sarà un po' come ho fatto per la guerra dell'Etiopia, dedicata alle nefandezze, quindi sarà molto incentrata su Nanchino. Esatto. No, comunque ti dicevo, ecco, guarda, tanto per dirne una, questa adesso sto cercando, vediamo un po' se riesco a metterla su. Scusate un attimo, sì, eccola qua. Oh, vediamo un po' se questa la riconosce. Questi due sono i due famosi ufficiali. Aspetta un attimo, si vede? Anche se è un po' Vediamo. Zoomala, usa la piccolina, rotellina per zoomare. sì, aspetta un attimo, Marco Cane. Accidenti, aspetta un secondo, Se no usa il più sopra. Allora, fammi vedere un po' se riesco. Sì, eccola, 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 eccola. Eccola qua, si vede meglio così, cioè va bene. Questa è una foto, un articolo del quotidiano Asahi Shimbun, nel quale ci sono i due famosi ufficiali giapponesi che durante lo stupro, il cosiddetto stupro di Nanchino, si sfidarono a chi riusciva ad ammazzare più di 100 persone con le loro katane di ordinanza. L'articolo del giornale ne glorificava le gesta, ecco. Poi a un certo punto, dal 1947-48 in poi, quando c'è stata la Norimberga giapponese, chissà perché dello stupro di Nanchino non se n'è più parlato. Ma mistero, cos'è? Come vi permettete di dire? Ecco. E questi due tizi che vedete qua, belli, fieri, che sono davanti alla. Questa, se non ricordo male, ho letto una didascalia da qualche parte, dovrebbe essere una delle porte d'ingresso della città di Nanchino, vicino a poche centinaia di metri dal quartiere dal quartiere occidentale, dove c'era John Rabe, l'ambasciatore tedesco, che era Guarda, l'ambasciatore, insomma, l'addetto il affari. documentario che uscirà nei prossimi giorni sul mio canale è proprio su di lui. John Rabe, sì, personaggio, cioè che girò dei filmati e Hitler, insomma, che comunque sia, in Germania vennero distrutti perché si doveva sapere quello che l'alleato giapponese stava facendo in Cina. Ecco qua. Guarda, Qui queste dove sono alcune delle siamo? Qui mappe. si è Queste sono le portato. mappe che stiamo preparando per far vedere il Manciukuo e far vedere bene alla gente, diciamo, la geografia della situazione. In giallo è il bordo che i giapponesi già possedevano, quindi come si vede c'è Port Arthur. E qui c'è il famoso incidente di Mukden. Mukden era un luogo di passaggio per una ferrovia che faceva parte di un accordo con i russi. Praticamente passava, andava su e andava praticamente fino in Russia. Metà costruita in accordo con i russi, metà costruita dai giapponesi. I giapponesi sfruttarono la cosa facendosi un auto attentato a Mukden, per praticamente avere uno scopo per invadere il Manciukuo e installarci lì, Puyi. Stato fantoccio, anche questo non farà molto. In realtà era un controllo sulla carta, perché non è che aveva un controllo reale. Questo è Puyi. Puyi non faceva nulla, stava nel suo bel palazzo a ricevere ordini. Era letteralmente un fantoccio nelle mani dei giapponesi, che non aveva nessun
potere reale e le truppe, diciamo, del Manciukuo furono utilizzate un po' come le Einsatzgruppen. Praticamente quando i comunisti venivano a fare dei raid, loro andavano a fare dei control-raid, praticamente. Quindi erano molto, molto forze di polizia, anche perché i giapponesi non si fidavano ad armarli, non si fidavano ad utilizzarli al fronte. Quindi Puyi aveva ben poche divisioni che ebbero un ruolo assai marginale, anche perché non ci si fidava di lui. Era meglio tenerlo solo come figura. La scusa giapponese è che si doveva reinstaurare praticamente l'impero cinese, e quindi è per questo che loro volevano riunificare la Cina. Questa, diciamo, era la vulgata con cui tentavano di vendere le loro azioni. A lui gli serviva praticamente come specchietto per le allodole, no? Siamo legittimati perché il legittimo imperatore cinese è dalla parte nostra, è con noi. Noi vogliamo soltanto mettere ordine in questo senso, sì, qui. Che dire, cioè, purtroppo sappiamo bene che, detto come dico spesso, il teatro bellico fu uno spaventevole e ignobile mattatoio, e la, cioè, come dire, la, non mi vengono neanche le parole, la situazione in Cina è paragonabile veramente a quella di un branco di leoni attaccato da 10 branchi di iene. Cioè, io ripeto, cercando quale foto che adesso ha il computer non mi carica, porca miseria. Accidenti a loro e tutte le volte, ecco qua. Cioè, no, dicevo che praticamente definire l'orrore di quello che è stato il teatro cinese, credo sia assolutamente impossibile, perché non si può, cioè non ci sono fisicamente parole per descriverlo. Cioè, è una cosa indescrivibile. Tra l'altro, qui adesso vi faccio vedere una cosa. Questo qua che sto cercando di pubblicare, vediamo un po' se ci riesco. Ecco qua, ecco qui, ecco questo che vedete qua, si dovrebbe vedere. Allora, ditemi se si vede la foto. Allora, io vedo che la sta caricando. Cioè, il pallino. Eccola qua. Ecco questa. Mm-hmm. Che vedete? Una foto scattata circa 10 anni fa a Nanchino, in quella che ora si chiama Nanchang, ma che noi conosciamo come Nanchino. Praticamente in ogni accidente di volta che scava fondamenta di un palazzo nuovo a Nanchino trovano sta roba. Scheletri, 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 mucchi di scheletri. Per dire che accade, cioè cose... Praticamente, cioè, è una città costruita su una fossa comune. Esatto. Nanchino è una città costruita su una immensa e infinita fossa comune, perché non, cioè, come dire, per 3 mesi, mi pare di ricordare, 3 mesi i giapponesi fecero letteralmente a... Fecero, allora, letteralmente, sai, i numeri sono cercavano... molto labili, no? I numeri dell'epoca è difficile sempre quantificarli. Da quello che siamo riusciti noi a recuperare con le fonti, più o meno la popolazione di Nanchino dell'epoca erano 400.000 persone. Quello che sappiamo noi è che alla fine dell'occupazione giapponese a Nanchino non c'erano più di 80.000 persone. Quindi la cifra di 300.000 morti è abbastanza, è più che plausibile. C'è da contare anche gente che se n'è andata, nel senso,
però sì, questo 200.000 tutti. Cioè, sì, anche perché, guarda, allora, forse tu non lo sai, ma io sono quello che si dice un bonelliano di ferro. Gli unici fumetti che, come dire, Ho un ancora amico che ha compro lavorato per sono la quelli del... Bonelli, quello, il disegnatore che mi sta facendo il Ah, banner, ha lavorato per la Bonelli. ecco. Anche io ho un amico disegnatore per la Bonelli. Comunque sia, il buon... Luca Enoch che ha fatto alcune delle più belle serie della Bonelli negli ultimi anni, aveva fatto Lilith, non so se ve la ricordate, usciva ogni 6 mesi, e un episodio di Lilith era proprio dedicato allo stupro di Nanchino, e fatto con un'accuratezza impressionante, cioè praticamente loro cercavano, i giapponesi cercavano per vendicarsi dell'affronto subito dai cinesi che si erano permessi di resistergli, cioè, come vi permettete di resistere a noi che siamo l'esercito del divino imperatore, noi che siamo un gradino sotto Dio perché siamo sudditi del Dio vivente, bla 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 bla, insomma, tutta quella storia così, praticamente fa vedere. Bastava avere una riga qua nella fronte, quello è un segno lasciato dall'elmetto, ti ammazziamo perché sei un soldato che si è vestito da civile. Queste cose così facevano. Cioè cose spaventose, cioè cose che noi non possiamo nemmeno immaginare. Ripeto, io ripeto un invito, cercatevi qua su YouTube, se le pubblichiamo, non è che ci demonizzano la diretta, proprio ci segano i canali e non ne vale la pena. Sì, non ne puoi proprio Esatto, parlare, quindi. cioè, anche se si tratta di una discussione accademica, anche se si tratta di una cosa, tra virgolette, storica, non se ne può più parlare perché oggettivamente le immagini che ci sono, per quanto siano di qualità scarsa, sono immagini spaventose, sono immagini che disturbano profondamente, per usare un eufemismo. Ecco, questa è la mappa di Shanghai. Questa è la mappa di Shanghai, che è interessante raccontare la situazione di Shanghai. Shanghai praticamente era una specie di Porto Franco ed era diviso in zone di influenza. E questo è interessante perché i giapponesi utilizzano, questi sono i rimasugli della prima guerra mondiale, praticamente, e ancora prima, Sì. diciamo, dell'epoca in cui l'Occidente interferiva in Cina, vedi Hong Kong e altre cose. La Sì. zona era divisa, ok? C'era la zona americana, la zona francese, la zona inglese, la zona giapponese. Poi c'era una zona neutrale nel centro. I cinesi sfrutteranno, diciamo, la parte neutrale per infilare sempre più truppe e faranno praticamente un attacco ai giapponesi di sorpresa. È questo che poi farà scatenare la controffensiva giapponese su Shanghai, che poi porterà a Nanchino. I giapponesi facevano lo stesso, con la scusa di portare forze di polizia all'interno, nella loro zona di influenza. In realtà stavano creando un cavallo di Troia. I cinesi se ne accorsero e crearono un contro cavallo di Troia, praticamente. Sì, Solo che i avevano più cinesi non possibilità dei sono. giapponesi. Sì, a livello militare i cinesi non sono stupidi, però con un paese così debole, così frammentato, così prossimo al Ci siamo anche noi, eh? collasso, sì, Ci siamo anche noi qui, eravamo. eh? L'undicesimo, aspetta se lo trovo, se troviamo il numero 11, qui c'è 14, 14. 13, 10, se troviamo l'11, 10 qui era il quartier il generale settore italiano. italiano. Ah, Eccolo eccolo qui. qua, è vicino al Socio, al torrente Socio. Eccolo, Questo è il quella quartier era generale la italiano. concessione italiana. Esatto, c'erano tutti, diciamo. Poi ci sarebbe da raccontare di quello che successe agli italiani dopo Ah, l'8 Tianjin. settembre, che anche quello è da Sì. raccontare. Qui, come vediamo, c'erano tutti: c'erano i francesi, c'erano gli inglesi, c'erano gli americani, c'erano gli italiani. Ok? I giapponesi erano più sul lato destro e i cinesi, le parti centrali, quelle diciamo più neutrali della,
della città. Quando cominceranno gli scontri all'interno di Shanghai, la popolazione praticamente creerà una ressa all'interno, perché francesi, americani, eccetera, non li facevano entrare. Sì e no, nel senso che molti si prodigarono ad aiutare i cinesi, molta popolazione inglese, americana, francese, accolsero i cinesi per proteggerli nella zona, nelle zone sicure, perché i giapponesi si guardavano bene da rischiare bombardamenti, da rischiare fuoco di artiglieria nelle zone di occupazione occidentali. Quindi quelle diventeranno delle zone rifugio. Poi, come Chiara diceva, c'è cioè il famoso discorso degli 800. Quando i cinesi cominceranno a perdere gli scontri nella città, si chiamano gli 800, ma in realtà erano molti di meno. Alla fine abbiamo quantificato che sono circa 400. Si asserragliarono in un grosso edificio che praticamente era all'interno della città e tagliava, diciamo, il tutto con un ponte molto vicino. Questi 400 uomini praticamente si infileranno in questo palazzo, che dovrebbe essere più o meno da queste parti, che controllava praticamente un ponte, e praticamente si immoleranno per giorni resistendo all'impeto giapponese. Passeranno, poi verranno, sai come succede queste storie, vengono sempre esagerate, eccetera. In realtà fermeranno i giapponesi per circa 2 giorni, mi pare 80 riusciranno a sopravvivere. Se scrivete The History of the 800, qualcosa trovate, ultimamente soprattutto in canali che fanno divulgazione storica, se non sbaglio Kings and Generals è un canale che ne ha parlato, ci hanno fatto anche un film di recente, se non sbaglio degli ultimi 2 o 3 anni, è una storia molto interessante perché ricorda un pochino la storia di Westerplatte o degli Spartani in un certo senso. Per i cinesi La casa di Pavlov. Bravo. È un motivo di estremo orgoglio, sì, che questi qui hanno difeso fino alla morte questo punto qui. Il comandante è anche sopravvissuto, ci sono anche delle interviste, quindi è molto interessante come storia. Se non l'avete mai sentita, approfonditela, perché comunque è un buon incipit per cominciare a capirci qualcosa su quello che succedeva lì. E soprattutto capire il livello di furia che raggiunse la guerra in Cina. Ecco. Allora, questa che mappa è, scusami? Questa è la mappa della zona fra Shanghai e Nanking, praticamente. Vedi questa famosa, sì, strada che passa? Questa sarà chiamata, sì, la strada del massacro, perché praticamente i giapponesi, marciando verso Nanchino, faranno delle stragi lungo queste strade qui. Sarà praticamente una marcia della morte. Ovunque passavano, incendiavano, distruggevano villaggi fino ad arrivare a Nanchino. Perché Nanchino? Perché Nanchino era praticamente il centro di comando di Chiang Kai-shek, cioè Chiang Kai-shek, perché c'è sempre questa, sì, famosa battuta, no? Esatto. Sì, il grosso, sì, degli scontri avverrà praticamente in questa zona qui. I giapponesi molto furbescamente sbarcheranno a sud e taglieranno in due praticamente i difensori. I cinesi faranno degli errori tattici e schiereranno il grosso delle truppe lungo la costa per bloccare gli sbarchi, perché i giapponesi erano assediati nella città con il loro cavallo di Troia. E allora, per rinforzarlo, fecero un grosso sbarco a nord, entrarono nel fiume con una serie di cannoniere, qualche cacciatorpediniere, per praticamente arrivare qui, che è la zona praticamente giapponese, e grazie a quello riusciranno a contenere i cinesi proprio con lo bombardamento navale. Quando sbarcarono a nord, praticamente Chiang Kai-shek mandò il grosso delle sue truppe, comprese queste famose divisioni, ora non vorrei sbagliare il numero, ma le abbiamo già disegnate, mi pare 81esima, 82esima, quelle della missione tedesca di Hans von Sect, le truppe migliori di cui poteva disporre. Per questo che ti dicevo, non diciamo che Chiang Kai-shek non abbia combattuto, perché le truppe migliori le perderà proprio in questi 3 mesi e sarà costretto alla ritirata. Le truppe da sbarco giapponesi invece sbarcheranno a sud, in questa spiaggia, questa zona, e taglieranno praticamente la città, incominceranno quasi ad accerchiarla con una manovra a tenaglia. Lì i cinesi saranno, si dice i cinesi non capivano nulla, no, ci capivano, avevano capito benissimo qual era la situazione, e cominceranno a ritirarsi verso Nanchino. Arrivati a Nanchino si pensava di poter resistere
in queste zone qui. Vedi che qui ci sono dei laghi e ci sono delle strettoie. Sì. Loro pensavano di poter creare delle linee di resistenza qui. C'è anche delle foto abbastanza tragiche di Nanchino, dove la popolazione e l'esercito creavano sacchi di sabbia per bloccare le porte della città, per tentare di difendersi. Quando si resero conto della forza giapponese, Chiang Kai-shek praticamente abbandonò la città al suo destino, per salvare quello che rimaneva del suo esercito e andarsi a leccare le ferite. Sì. E lì i giapponesi poi si scatenarono letteralmente, cioè furono mesi di sangue a fiumi, Guarda, qui si cioè vede meglio dove sono quello che sbarcati i giapponesi, combinarono. praticamente. Ah, sì. Perché prima sbarcano giù, Sì. poi attraversano il fiume fra Wuching e Minxing, e poi cominciano a tagliare da due lati. L'unica strada che portava praticamente da Shanghai passa per Suzhou, Wuxi e Nanjing. Che era, come dire, l'unica possibilità di passare, dato che la città di Nanchino era protetta, tra virgolette, da questi laghi, da queste barriere naturali. Allora, passiamo un attimo all'argomento che è quello base di questa diretta, ovvero sia i crimini di guerra giapponesi. Allora, abbiamo visto i giapponesi che entrano in Cina, i giapponesi che iniziano a comportarsi come né più né meno uno sciame di cavallette o uno sciame di formiche proiettili amazzoniche, ecco, distruggendo, uccidendo e massacrando tutto quello che si trovano davanti. Allora, il perché, cioè perché fecero questo. Allora, detto per sommi capi, Guarda, metti la razzismo. mappa così si vede la situazione Ah, cinese, sì, come erano scusa, divisi. scusa, 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 scusa. Questa è una mappa che Qua. fa vedere com'era divisa la Cina fra le varie Sì. fazioni. Praticamente la Sì. zona in blu Esatto, era la i vari. zona dell'esercito nazionale, cioè quella controllata realmente. Questo è già dopo l'offensiva, cioè queste zone qui saranno perse. Questa sarà la zona sotto il controllo di Chiang Kai-shek, a parte Shanghai. E il resto sono le zone divise fra, vedi, c'è Chinese Soviet Republic, Mao Zedong. Poi c'è, qualcuno mi perdonerà sulle pronunce, ma Shaanxi, Cliché, Yan Xishan, insomma, sono tutti dei nomi molto difficili. Poi, quando faremo lo script, mi daranno tutte le pronunce, per bene. Questo invece è il distretto della Se Mongolia, ci che era. sono dei cinesi all'ascolto, ci perdono perché Esatto. per noi il cinese è un'impresa. Ecco. Allora, dicevamo, questa praticamente sarebbe tutta la cartina della situazione. Quindi una Cina divisa, frammentata, una Cina estremamente indebolita da ormai decenni di guerra civile, nella quale i giapponesi si muovono, ripeto, come un branco di piragna che divorano, spolpano e distruggono tutto quello che si trovano davanti, praticamente. Sì, vedi, è importante perché loro cominciano l'offensiva verso Beiping, no? E poi Tianjin. Lo Sì. scopo era di andare giù e con Shanghai praticamente attaccare verso nord. Quindi unificare i due fronti, cosa che poi col tempo avverrà. I giapponesi non arriveranno mai più di più o meno queste zone qui. Supereranno Nanjing, ma poi si impantaneranno in queste zone qui che possiamo vedere sono più montagnose. È qui dove avverrà la resistenza, il Esatto. grosso della resistenza cinese avverrà in queste zone qui. In realtà sono tre offensive, una offensiva verso Beiping, la prima, uno sbarco che verrà da queste parti per prendere questa penisola e unificarsi con l'offensiva sopra, che si creerà una linea del fronte più o meno qui, e
e poi la mossa di Shanghai per praticamente tagliare e costringere i cinesi praticamente a ritirarsi totalmente all'indietro. Alla fine, se uno va a vedere il quantitativo di terreno, i giapponesi durante la guerra non prenderanno mai più del 22% della Cina. Quindi erano molto lontani da averne il controllo. Sì. Erano molto, molto lontani. Cioè, una sorta di Etiopia moltiplicata per 100. Sì, vogliamo. Anche perché allora interessavano le città più industrializzate, ovviamente Shanghai era importante, le capitali storiche, il resto era proprio il profondo del paese, la parte più rurale, eccetera, quella che poteva dare anche meno, ma anche quella più difficile da conquistare, vista la grandezza, insomma, di queste terre. Lì si impantaneranno, cioè il 70% dell'esercito giapponese rimarrà impantanato a combattere contro i cinesi, che poi molto furbescamente loro distruggevano le dighe, un po' come si parlava della battaglia di Cassino, che i tedeschi avevano praticamente inondato un fiume con quei sassi per deviarlo, eccetera. Anche qui, soprattutto durante l'assedio di Nanchino, ma anche di Beijing e di altri, i cinesi distruggeranno le dighe e faranno inondare le pianure in modo da creare un pantano, sì, per rallentare l'esercito giapponese. Questo si vede nel documentario americano. Ce ne sta parlando a Federico Pomo. Praticamente i cinesi hanno fatto quello che non sono riusciti a fare gli olandesi, ovvero sia inondare il paese per fermare l'avanzata. Cioè, esatto. Se ne vede qualcosa, ecco, nel documentario che ho messo americano, Why We Fight China, lì potete vedere proprio i giapponesi che sudano parecchio con il fango fino alle ginocchia. Sì. Sì, sì. Ah, c'è Antonio Fabrizi che ci fa una domanda interessante. Allora, ci chiede: ma nessuno degli alti comandi giapponesi si è mai posto il problema che così facendo si sarebbero tirati addosso un odio e una resistenza più accanita? E la risposta è no, no. Ripeto, accecati come erano dalla ripeto, i giapponesi, essendo sudditi del Dio vivente, sudditi dell'imperatore Dio, si sentivano dei essi stessi, e quindi porta sega a loro se i cinesi si incazzavano e poi dopo resistevano, combattevano e li impantanavano ancora di più. Lì si potrebbe parlare un po' come i tedeschi, le loro teorie del Lebensraum, perché spesso si parla perché i tedeschi non hanno tirato su legioni bielorusse, ucraine, eccetera. Perché all'inizio vennero accolti come liberatori e poi gli ucraini si resero conto che i tedeschi non erano meglio dei russi. Quindi si perse anche questa opportunità di sfruttare i popoli che magari odiavano anche i russi, anche giustamente, vista l'occupazione, per poi farlo in maniera disperata verso la fine, tirando su ben poco. In realtà avrebbero potuto. Questa è la mappa che noi useremo per la tattica. Ora non c'è la parte dell'acqua perché sono due slide che vanno una sotto all'altra, perché le navi si muoveranno indipendentemente. E noi abbiamo riprodotto la mappa utilizzando la planimetria dell'epoca, perché ovviamente la planimetria di oggi è completamente differente, diciamo. È cambiato il corso dei fiumi, le città sono più grandi, tutto così. Allora, aspetta un attimo che cerco di recuperare una foto. Allora, poi dicevamo, allora dicevi che praticamente, a parte dunque lo stupro di Nanchino, se vogliamo, è l'episodio più clamoroso, più feroce, più... Sì, ma è talmente... si parla di Nanchino perché è grosso, però in realtà era una metodologia applicata sempre. Non c'è praticamente paese, villaggio in Cina che non abbia dei morti per mano giapponese. Sì. Sì, perché stiamo parlando di una cifra. Allora, se il fronte russo, cioè se l'Unione Sovietica
avuto durante la Grande Guerra Patriottica circa 30 milioni di morti, forse circa 30 più altri 30 dopo circa, per la guerra interna. Esatto, perché c'è anche quella. E qui stiamo parlando, c'è la Cina, stiamo parlando di cifre decisamente superiori, perché poi finita la guerra con il Giappone si scatenò la guerra tra i comunisti e i nazionalisti, tra Mao e Chiang Kai-shek, e lì ci furono altri milioni di morti. E la Cina, ripeto, fino al dal 1900, insomma, per mezzo secolo la Cina fu un'immensa macelleria nella quale i giapponesi sono stati attori per, come dire, un breve periodo. Ecco, che vedete qua è una sopravvissuta dello stupro di Nanchino che parla di un episodio. Vede protagonista, lei è la bambina, qua c'è il fratello e la madre che cercano di salvarsi dalle violenze dei soldati giapponesi, cioè cose spaventose, cioè ripeto, guarda, i pochi superstiti metti il file rimasti... che ti ho messo. Aspetta che arrivo, eh. Questi sono i protagonisti, cioè i comandanti che saranno a capo delle truppe giapponesi durante il massacro di Nanchino. Sì. Eccolo qua. Allora, aspetta un attimo. Questo qua. Oh, ok, non si apre. Oh, accidenti. Scusami, Allora, questo qua. Oddio, ho fatto sparire Mirko. Scusa Mirko. Mirko, scusami, ecco. Arrivo, ecco. Oh. Ecco. Ecco, ci sei Mirko? Ci sono. Scusa questo un po' è di... questo è Asakonomiya Yasuhiko, che è praticamente il secondo in comando, che sarà quello che praticamente comanderà gli squadroni della morte all'interno della città, quello che letteralmente diede ordine di baionettare tutti a vista. Un simpaticone, insomma. Questo sono invece Matsui e Yasuhiko che festeggiano la presa di Nanchino. Lì ci sarà la famosa marcia. Yasuhiko, se non sbaglio, era un membro della famiglia imperiale, pare. Dovrebbe avere dei collegamenti. Non so se era un cugino, un nipote. Sì, pare un cugino. Vado a memoria, ma mi pare di ricordare che fosse un cugino dell'imperatore, figlio di un fratello o di un fratello del padre, qualcosa del genere. Questo è Matsui. Matsui era praticamente il comandante che venne scelto dallo Iwane Matsui, scelto praticamente dall'imperatore stesso per questa missione qui. E cioè molto e fu scelto con una missione. La sua missione era di spezzare il potere di Chiang Kai-shek. Quindi fu mandato proprio col compito di essere il più brutale possibile. E diciamo che assolse assai bene al suo mandato. Sì, sì, perché, ripeto... Verrà processato, prima, ovviamente. Sì. E fu mandato, mi pare, se non ricordo. E ammise lo stupro di Nanchino durante la sua deposizione nel processo. Ha scritto anche un'autobiografia che è molto interessante. Io vi consiglio di trovarvela e di leggere, perché racconta molto di quello che succedeva, diciamo, nel comando dell'esercito imperiale. Sì, sì, sì. Che ripeto, cioè... L'unica cosa che mi viene in mente a proposito dei rapporti tra le varie forze armate giapponesi, tra marine ed esercito, è veramente una guerra tra clan, una guerra tra cosche mafiose in pratica, cioè Corleonesi contro la mafia palermitana o Cutolo contro la vecchia Camorra.
Guarda, o se di Z volete. messicani contro il. Sì, era tutto un discorso di clan Sì, interni. che Se poi volete tra approfondire l'altro. su Matsui, leggetevi i libri di Yutaka Yoshida, che è uno storico giapponese che racconta tantissimo del retroscena delle misfatte di Matsui, perché lui, noi ci si concentra sul massacro, però bisogna anche dire che loro presero 150.000 prigionieri di guerra, e questi 150.000 prigionieri di guerra furono affamati, fatti morire di fame. Da Matsui, che non aveva predisposto praticamente nessun metodo di contenimento o campi di prigionia. Sì, che era, sì, va bene, più o meno quello che i tedeschi fecero con i russi, con i prigionieri russi all'inizio dell'operazione Barbarossa, cioè era previsto che i prigionieri dovevano essere fatti crepare di fame. Era previsto. E questa gente che vediamo qui, proprio in nome dell'imperatore, loro servivano l'imperatore, loro sapevano come servire l'imperatore, anche quando poi l'imperatore disse: ma forse è meglio che ci arrendiamo, perché qua mi sa che tra Linnei che ci fa la napalm, le atomiche che ci stanno sganciando sopra, forse no, ma perché noi la serviamo, cioè, la Guarda, mentalità giapponese per noi è incomprensibile. la Cioè, è possiamo mandare in onda folle, perché se tanto vogliamo. è. Questa è la marcia su Nanchino, ora te lo metto, perché è interessante. È la riproduzione che hanno fatto oggi, però comunque è uno spezzone molto, molto, molto bello. Perché loro praticamente, perché massacrarono Nanchino? Non solo per la resistenza, non sto scherzando. Ma perché c'era l'intenzione di festeggiare l'ingresso, ok? E quindi la città andava rastrellata. Era assolutamente necessario rastrellarla. Tutto per poter fare questa marcia Festeggiare. trionfale all'interno, che qui è resa, diciamo, molto bene. Cinematograficamente è qualcosa di spettacolare. Sì, vedo. Che film è, scusami? È un film dedicato completamente a questa storia qui, praticamente. Abbastanza recente, fatto piuttosto bene. È proprio dedicato al massacro di Nanchino. Cioè, tutto questo massacro solo per poter fare questa marcia trionfalistica. Che ti devo dire? Cioè, che poi Io la tra trovo molto l'altro folcloristica, no? sì, sì, molto. Sì, è proprio, cioè, riprende proprio la tradizione, cioè, la Alessandro tradizione Magno che entra a giapponese del. Babilonia, cose proprio in Sì. grande stile, no? Sì, vedo. O Takeda Shingen che, come dire, cerca di conquistare una piazza, cioè, insomma, Sì, i è giapponesi, molto cioè, i molto giapponesi. teatrale, no? Sì. No, che poi tra l'altro c'è da dire una cosa. Siccome sto leggendo il libro di Margolin di Jean-Louis Margolin sull'esercito dell'imperatore, sui crimini di guerra giapponesi in Asia, è sorprendente come il fatto che durante la prima guerra mondiale il comportamento giapponese con i prigionieri, con la popolazione civile, fu sostanzialmente corretto, non troppo diverso da quello dei paesi occidentali. Ma dipende con Vent'anni chi. Se dopo. trattarono male anche gli americani e gli inglesi, li faranno morire di fame. Qui credo che ne potrai parlare parecchio anche te sul Sì. trattamento, che già quello era brutale.
si può vedere anche nel film dedicato a MacArthur, lui che ritrova il suo attendente filippino praticamente quasi morto di fame. Con i cinesi il trattamento era diverso, anche... mentre sugli occidentali li si faceva affamare, ma si cercava quantomeno di tenerli vivi, sui cinesi non c'era nemmeno l'intento di tenerli vivi. Sì, sì. I cinesi erano semplicemente carburante che andava bruciato per mettere in moto, per mantenere in moto la macchina dell'imperialismo militarista nipponico. Cioè, era una macchina che si nutriva di carne e sangue, e i cinesi dovevano fornire carne e sangue per l'esercito giapponese. Cioè, basti vedere anche la storia della carestia indotta, e quella fu veramente una carestia indotta. Allora, spiego una cosa, cioè tanta gente rompe le scatole, per non dire altre cose che rompe, con la storia dell'Holodomor in Ucraina, carestia indotta, fatta apposta a Stalin, mentre questi sono saltati fuori già da tempo i documenti, le ricerche di storici accademici che spiegano che quella benedetta carestia che falcidiò l'Ucraina e alcune zone, le zone meridionali dell'Unione Sovietica, era una carestia che era partita addirittura dalle zone ai confini con la Cina, dallo Xinjiang, Turkmenistan, i vari paesi, Turkmenistan, insomma, i vari Indo-Kazakhstan che sono da quelle parti lì, che adesso, cioè, scusa, io mi sto incoglionendo, scherzi a parte, perché comincio ad avere dei preoccupanti vuoti di memoria. Cioè, dicevo, Turkmenistan, Azerbaijan, insomma, i vari paesi dell'Asia continentale, dell'Asia centrale, furono colpiti da questa carestia che si spostò verso Occidente, e quando arrivò in Ucraina ci fu l'Holodomor, ma non fu una carestia indotta da Stalin. Logicamente a Stalin faceva tutt'altro che schifo eliminare certi settori della società ucraina, gli faceva tutt'altro che schifo. Stalin la sfruttò la situazione, ma non fu indotto da Stalin l'Holodomor. La carestia in Vietnam fu invece indotta apposta dai giapponesi, che fecero in un anno e mezzo, ci fu una carestia che ai vietnamiti costò oltre 1 milione di morti, forse anche 2, e lì non ci possono essere dati precisi. Cioè, perché, ripeto, la volontà, cioè se i tedeschi, noi conosciamo bene, avevano l'idea della loro superiorità razziale, del Lebensraum, della conquista dello spazio vitale e dell'annientamento delle razze inferiori, i giapponesi si comportavano peggio, si può dire? Si comportavano peggio, perché per loro l'importante era semplicemente annientare tutto quanto in nome della sfera di prosperità asiatica. E quello che riuscirono a combinare, cioè insomma il trattamento dei prigionieri di guerra, le violenze nei confronti della popolazione civile, le stragi continuate, la distruzione di villaggi, di città, di case, l'assassinio di chiunque si parasse davanti a un soldato giapponese. Cioè, ci sono storie spaventose, cioè tutto in nome della filosofia, cioè se un soldato nemico si arrendeva, in base alla filosofia del Bushido, quell'uomo era senza onore perché si era arreso e non valeva assolutamente nulla. E mentre nella mentalità occidentale, se tu hai fatto il tuo dovere e più di quello che hai fatto non potevi fare, non c'è disonore nell'arrendersi.
Nella lettura del Bushido, che era diventata la base fondante della società giapponese, diciamo dal 1921-22 più o meno, quando dopo il grande terremoto che distrusse Tokyo, gli occidentali praticamente abbandonarono in massa il Giappone e il Giappone effettuò una nuova chiusura parziale, quindi reagì al terremoto chiudendosi in se stesso, trovando in questa lettura estrema e fanatica del Bushido o dello Hagakure la linfa che alimentò la pianta avvelenata dell'estremo nazionalismo, dell'estremo razzismo nei confronti di tutto quello che non era giapponese, spingendo quindi, giustificando, anzi neanche giustificando, proprio approvando, rendendo parte organica del comportamento in guerra dei giapponesi, proprio lo sterminio, l'annientamento dei cinesi, dei vietnamiti, gli indonesiani, magari, cioè anche per dire gli indonesiani che sognavano di liberarsi dal giogo olandese, si ritrovarono con qualcosa di molto peggio. Cioè, leggendo il libro di Margolin, si rimane orripilati, cioè da quello che si legge, cioè praticamente stanchi del dominio coloniale olandese, gli indonesiani. Scusa un attimo. Gli indonesiani, stanchi del dominio coloniale olandese, gli indonesiani sognavano di, insomma, sognavano di liberarsi, una libertà, e si ritrovarono sotto padroni ben peggiori degli olandesi, che pure non erano padroni teneri, non erano certo molto teneri gli olandesi, anzi. E tutto quello che hanno combinato i giapponesi, cioè nelle Filippine, anche nelle Filippine fu... Guarda, ancora oggi ci sono reminiscenze di questo. Siccome ora si sta creando un blocco per contenere la Cina, gli americani stanno facendo una fatica del diavolo a convincere i filippini a collaborare con i giapponesi. Ora, in geopolitica, io sentivo i ragazzi di Sempre con Geopolitica, sta girando una battuta dove praticamente gli americani chiedono ai giapponesi e ai filippini di collaborare. I filippini non ne vogliono sapere e dicono ai giapponesi, visto come è andato l'ultima volta, no? E i giapponesi rispondono, ma come, ci siamo divertiti così tanto? No? E quindi li hanno trattati malissimo. Sì, sì. Quindi ma questi poi, strascichi ripeto, rimangono ancora oggi. Sì. No, ma ripeto, la questione dei crimini, cioè quello che accadde in... porca miseria, scusate un attimo, perché cavolo è finita? Oh, santo cielo, allora, è sparito tutto. Allora, dicevo... Dicevi? Sai che sono rimasto da solo. Vabbè, finché Mike si riprende, io sono qui e vediamo un po' qualche domanda. Beh, il ponte sul fiume Kwai, vedendo quello che dice Niesus, è abbastanza... abbastanza vedere il riquadro di come venivano trattati i prigionieri americani, quindi è anche un po' edulcorato, nel senso, sì, sono trattati male, ma era molto 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 peggio nella realtà, diciamo, quindi è un po' una versione softcore di quello che succedeva.
Vediamo qualche altra domanda. Ma sai, Hirohito non poteva essere processato, perché se processavi Hirohito, rispondendo a Marco Franceschini, Ragazzi, avresti fatto scusate, incazzare il no? popolo giapponese. No, non so che cosa è successo, non ne ho idea. A un certo punto è sparito tutto quanto e non riuscivo a Tranquillo, ho capire. trattenuto io le truppe. No, ma come dice Jesus, probabilmente è stata la Kenpeitai, ecco, Sì, ecco, bravo. la polizia del pensiero. Sì. Cioè il controllo degli organismi del militarismo giapponese sulla società giapponese era qualcosa di spaventoso, cioè qualcosa. Cioè io credo che nemmeno nei più plumbei momenti del nazismo o dello stalinismo si sia riusciti a raggiungere il livello di controllo dell'opinione pubblica e del dissenso che ci fu nel Giappone tra gli anni 20 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Non credo che ci fu, cioè, molto peggio c'è la Kempeitai, era qualcosa di veramente molto peggio, se vogliamo, rispetto alla Gestapo. O alla Enkvede di Beria, perché i metodi erano, cioè proprio c'era un controllo della società giapponese capillare e assolutamente plumbeo nei confronti della Guarda, se ne Gestapo. vede C'è qualcosa nel film erano di Clint Eastwood, Lettere le da Iwo Jima. lettere da Iwo Jima. Si Sì, comincia già a sì. vedere qualcosa della Kenpeitai dove andavano a rompere le scatole alla gente anche se non avevano fuori messo la bandiera dell'imperatore. Non so se l'avevi vista quella scena lì dove c'era un soldato che parlava con l'altro e dice: "A te da dove vieni?" Lui dice: "Io ero nella Kenpeitai." E faceva vedere che c'era un cane, se non sbaglio, nel film che abbaiava, arriva la Kenpeitai e praticamente gli dicono di far stare zitto il cane, e non ci riescono e il soldato della Kenpeitai porta il cane dietro e lo dovrebbe uccidere. Questo è l'ordine del comandante. In realtà non lo farà. Non lo farà, torna Arriva la indietro, il cane Kenpeitai. abbaia di nuovo e allora il comandante esce, lo va e lo ammazza. E per questo Sì, l'hanno sì, sì. dismesso dalla Kenpeitai, perché non ha avuto il coraggio di ammazzare il cane. Sì. Ma era, cioè la Kenpeitai era, ripeto, un organismo la cui efficienza era. La Kenpeitai era un'autentica piovra nella società giapponese. E questo controllo ossessivo, ossessionante, opprimente, a un certo punto è diventato, tra virgolette, normale, con il concetto di obbedienza al divino imperatore, con l'indottrinamento folle. Che avevano i giapponesi così, cioè per loro era tra virgolette normale questa oppressione. Non Sì, ormai ci erano abituati, sapevano diciamo. vivere altrimenti. Ecco. Sì. Sì, come quando mi fanno ridere quelli che dicono: "Ah, ma perché se il popolo della perché non si ribella il popolo della Corea del Nord?" Ma cosa c'è? Che poi tra Sempre l'altro facile Kim vedere le cose Jong, dall'esterno, no? Quando hai un controllo tale che la gente esatto, non cioè è che da abituata da 50 anni nemmeno ad esprimere un'idea, figuriamoci renderla in pratica. 80, Poi da 80, ormai da 80, come ti cioè sono. organizzi? Ma Sei difatti per abituato cosa c'è? Allora, proprio. il discorso è questo qua. Allora, il discorso è questo, cioè teoricamente la Cina non muoverebbe un dito per aiutare la Corea del Nord perché gli sta creando dei grossi problemi, lì c'è Ciccio Bombo Cannoniere che gioca con i petardi atomici e la Cina diciamo che non è propriamente entusiasta di avere un alleato simile.
la Corea del Sud non ha la minima intenzione di entrare in guerra con la Corea del Nord, perché semplicemente sanno bene che la guerra la vincerebbero anche. Ma il problema sarebbe che si ritroverebbero 25 milioni di morti di fame, che sono né più né meno come alieni piombati da Alfa Centauri, che non parlano praticamente più neanche, cioè dopo 70 anni di separazione totale, non parlano praticamente più neanche la stessa lingua. E la Corea del Nord non ha voglia di prendersi in carico 25 milioni di morti di fame, convinti che convinti che il mondo intero odia la Corea del Nord, perché la Corea del Nord è un faro di grandezza. Cioè, i sistemi di Kim Il-sung erano né più né meno quelli della Kempeitai. Kim Il-sung, anche se ha combattuto contro i giapponesi, molto ha imparato dai giapponesi e dai loro sistemi, perché i sistemi che Kim Il-sung ha applicato nella società coreana, nella società nordcoreana, sono i sistemi che utilizzavano i giapponesi, con il controllo totale e assoluto della società civile, con l'impossibilità di avere, con la impossibilità totale di avere un accidente di pensiero autonomo. Cioè, se tu hai un pensiero autonomo, tu offendi sanguinosamente il caro leader, eccetera, eccetera. E ripeto, lì c'è anche la mentalità asiatica, il confucianesimo, la devozione totale assoluta all'autorità, il rifiuto anche di un minimo rispetto dell'individuo. Mentre per noi la persona è teoricamente sacra, per i giapponesi, per gli asiatici in generale, non conta la persona, cioè non conta la formica, conta il formicaio. E difatti uno dei motivi è più un discorso di comunità per loro. A far arrendere il Giappone. Sì, esatto. Cioè uno dei motivi per cui gli americani sono usciti a far arrendere il Giappone con le atomiche è che gli hanno fatto capire: ok, voi siete come un formicaio, non importa quante formiche ammazziamo, importa che si salvi il formicaio. Secondo voi giapponesi, vero? E i giapponesi fanno sì, effettivamente sì. Ok, noi adesso facciamo una bella cosa. Distruggiamo tutto il formicaio con tutte le formiche dentro a suon di atomiche, anche se ne erano rimaste, cioè anche se le due che avevano le avevano già usate, ma questi giapponesi non lo sapevano. E i giapponesi sì, dissero, la teoria, cioè loro dissero, dopo la prima dubitavano che ne avessero più di, perché loro pensavano e non credevano che gli americani avessero più di una. La seconda è servita proprio a convincerli che ce n'era più di una, ecco. Loro però pensavano che a questo punto che ne avessero molti più di più, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Quindi è servito a quello scopo lì. Sì, bisogna anche rendersi conto, loro neanche dopo due bombe atomiche volevano arrendersi. Allora, dopo Trinity, appunto, Hirohito si svegliò, perché dopo che siccome Hirohito, dio vivente, simbolo della nazione, sì, divinità, non è proprio un divinità, assoluta, è un discorso abbastanza complesso. Sarebbe la rappresentazione dell'erede di una divinità in terra, Amaterasu. Non è proprio divino lui di per sé, sì. In quel senso. Sì, insomma, usiamo questa Giappone, semplificazione. Esatto, usiamo questa semplificazione. Il divino imperatore, il dio in terra. Il dio in terra che rappresenta il simbolo del Giappone, il simbolo dello spirito della nazione giapponese, tutto quello che volete, che vede attorno a sé esercito, i militari che si scannano fra di loro e che si scannano, cioè, tra l'altro, se non sbaglio, l'esercito fece eliminare tra gli anni 20 e 30 fece eliminare, mi pare, diversi deputati, un primo
perché i politicanti dovevano essere congeniali alle richieste dell'esercito, non ci doveva essere alcuna indipendenza, diciamo, di pensiero, quindi erano messi, erano delle marionette anche, esatto, i politici in quel senso. Poi quasi tutti, sì, i politici, sì, in, sì, realtà venivano, no, dall'esercito, comunque... non erano dei politici puri. Sì. Tojo e gli altri avevano tutti avuto, diciamo che l'esercito aveva monopolizzato, si può dire, le leve della politica giapponese. Era tutto nelle mani dell'esercito. La marina sgomitava per cercare di raggiungere la stanza dei bottoni, ma ne venne tenuta parzialmente fuori. Lì anche un discorso di risorse. Quando ci sono poche risorse, comunque le branche dell'esercito tentano di contendersi quello che c'è. E quindi c'era molta rivalità anche su dove utilizzare le limitate risorse del Giappone. Perché alla fine il Giappone farà meglio di noi, ma comunque poco, poco meglio di noi. Che comunque è sintomatico della cifra, sì, del popolo, esatto, giapponese, perché dobbiamo ricordarci che 30 anni prima erano indietro di 200 o 300 anni, quindi hanno avuto un'industrializzazione, sì, esatto, perché... estremamente rapida, estremamente forzata. Sì, perché praticamente sì, perché praticamente c'era una filastrocca al momento in cui, diciamo, partì, tra virgolette, l'industrializzazione giapponese, c'era una filastrocca che i bambini recitavano a scuola: che cosa volete per il vostro paese? E volevano le locomotive, le navi a vapore, i tram e i vestiti all'occidentale. Era una filastrocca che cantavano i bambini, come da noi i bambini dell'asilo cantano, che ne so, l'austriaco felice o nella vecchia fattoria. In Giappone c'era questa ansia di modernità, c'era questa ricerca del portare il paese alla pari degli altri. Ecco perché si erano resi conto, cioè, dopo, insomma, il Giappone sono bastate. Quante erano le navi del Comodoro Perry? 4-5? All'inizio erano 5, poi ne portò il doppio la seconda volta. Sì, esatto, cioè, con quelle poche navi praticamente le potenze occidentali costrinsero il Giappone ad aprirsi al mondo esterno dopo secoli di chiusura, e fu una rivoluzione come dire, fu un salto che veramente trasportò. Per chi ha visto L'ultimo Samurai, ha visto anche, è la solita americanata, però sì, avrà visto sicuramente quant'era sintomatico il cambio dal punto di vista dello sbalzo culturale, del passare da una parte, sì, all'altra, sì, dall'Occidente. Sì, sicuramente sì, sì. Cioè, il film L'Ultimo Samurai è quello che si chiama, è come la corazzata Kotionkin di Fantozzi, è una vera boiata pazzesca. Io la però, chiamo la sindrome del Balla coi lupi. Cioè, l'uomo bianco che arriva e insegna agli indigeni la loro stessa cultura, se ne innamora, si rende conto che è migliore della sua, e che alla fine l'ultimo sul campo chi è? È Tom Cruise. Anche quella cosa lì, basata largamente su delle vere rivolte che erano avvenute, sì, però sempre in chiave, sì, insomma. Proprio perché cioè, è curioso, l'imperatore, tra virgolette, ordina la modernizzazione e detto no, l'imperatore no. Noi, per servire meglio l'imperatore, ci rifiutiamo la
modernizzazione ordinata dall'imperatore, perché dobbiamo continuare a servire. Ecco, scusa, contraddizione. Cioè, mi ha sempre lasciato dire, ma l'imperatore ti dice che non devi fare così, ma perché io lo servo meglio così? Cioè, sempre queste storie. Poi dopo, cioè, come dire, dopo tutte le rivolte, la modernizzazione più o meno forzata, Tsushima, la guerra con la Russia, la prima guerra mondiale in cui i giapponesi, diciamo, ci presero gusto, poi i militari presero il sopravvento e trasformarono il Giappone in quella sorta di immensa caserma che era, e i risultati sono stati i crimini di guerra in Giappone. Tra l'altro, io, porco cane, non mi si cari. Ah, eccola qua. Scusate un attimo, eccola, ci dovremmo essere. Cioè, tra l'altro, c'è, cioè, le scene che ci sono, sperando. Cioè, e ripeto, io le foto che sto cercando di pubblicare, tra l'altro, sono anche le più, tra virgolette, presentabili, perché ci sono delle cose, ripeto, ci sono delle cose veramente, veramente spaventose, veramente terribili. Qui siamo sempre. Sì, per YouTube poco puoi far vedere. Questo. Io sono contrarissimo a questa cosa, perché secondo me potrebbero mettere un bel disclaimer e uno sceglie se vuole vedere certe cose oppure no, in un certo senso. Anche perché se non ne parli, come fai a educare gente? È vero che loro non possono controllare che ognuno che ne parli lo faccia in maniera consona, eccetera. Però sai cosa pensavo? Questo è un discorso un po' a parte. Io mi ricordavo un gioco, Counter-Strike, dove c'erano i cheater, non sai, quelli che truccavano, eccetera. Era uno sparatutto. Sai come hanno risolto il problema dei cheater in quel gioco? Hanno creato praticamente una specie di community di revisori, cioè di giocatori che spendevano il loro tempo a giudicare le partite degli altri, ovviamente forti giocatori, e praticamente decidere se uno era un cheater o meno. Sì. 5 facevano il voto, e a seconda dei voti e delle revisioni veniva bannato o meno. Potrebbero fare la stessa cosa su YouTube. Potrebbero dare degli incentivi, magari anche una piccola cifra, canali che si occupano di divulgazione, che hanno una provata storia di affidabilità, per vedere dei video e dare il loro parere. Quando 5 su 5 ti danno parere negativo, il canale lo chiudi. Perché con l'algoritmo certe cose non le coglierai mai. E loro, pur di non rischiare una causa, gassano tutto alla base. Sì, no, lì ogni tanto l'algoritmo di YouTube qualcosa la zecca, tipo quando hanno segato l'Accademia della Libertà di Ubaldo Croce, mamma mia. Certo. Sì, vabbè. Ogni tanto la zecca. Che abbia ricevuto tanti di quei... Ma tanto l'hanno rifatto, cioè arrivando avanti uguale questo, oppure c'è quell'altro che parla di teorie di nasi adunchi, io sapevo che gli hanno chiuso anche Telecroce. Sì, ma... Cioè, oppure lì il mitologico Pantano, il più grande esperto italiano di Ezra Pound, uno che non sa neanche che Mussolini, Ezra Pound non lo poteva. E poi fa girare tutti quelli che se la cantano e se la suonano da soli, si autodefiniscono questo, quell'altro, il più grande esperto, il più grande ingegnere. Vabbè. Comunque torniamo. Sì. Primo canale di divulgazione, per tirare una frecciatina a qualcuno. Sì, vabbè. Non lo so, io pensavo di essere io il primo canale di divulgazione storica sulla Seconda Guerra Mondiale, vabbè. Io sono del parere, fatelo dire dagli altri. Questa che vediamo in foto. Sì. Sai com'è, chi si loda si imbroda, dice il proverbio, ma torniamo un attimo all'argomento. Dicevo, questa foto qua, che si trova su internet ed è una delle più presentabili, è proprio una di quelle che spiegano
che cosa ti sento un po' saltare, zio Mike. Fu la guerra dove c'erano i insomma, dove c'erano i giapponesi, quello che combinavano, cioè questa era la fine che fece. Pronto? Aspetta un attimo, mi senti adesso? Ora sì, sei ripreso. Ecco. Sei ripreso, ecco. Sì, però è andata via la telecamera, porca miseria, che nervi. Oh, aspetta un attimo, scusatemi un secondo qua. Allora, avvia videocamera, niente, non mi si avvia la videocamera, che nervi. Devo decidermi a mettere da parte, ecco, scusate, c'è qui, c'è qualcosa, vediamo un po'. Mi vedete? No, non mi si vede. Ma che... Ti vedo, ma sei... Ah. Sei un pipistrello per me. Sì, cioè, lo so. C'è qualcosa che non... No, c'è qualcosa che non funziona. Ogni tanto la videocamera in questo computer, ogni tanto la videocamera impazzisce. Non so che cavolo gli succede. E mi mette a testa in giù o sparisce completamente. Mi sentite comunque? Sì, sì. Allora, un attimo solo, vediamo un po'. Allora, dicevo che comunque sia, questa è una insomma, allora, un po', ecco qua. Allora, me, dicono che è opera del Kenpei Tai. Che nervi. Ah, può darsi, sì, è sempre opera. Vabbè, senti, continuiamo così, poi dopo al massimo se mi riparte, se mi riparte la ovviamente, guarda, non lo dico per parte, io ho annunciato la tua live, no? Ho annunciato la tua live sul mio canale. Il primo commento, secondo te, che cos'è stato? A quando una puntata sui crimini di guerra degli alleati? Vittu satana, vittu satana, perché le jumalauta aista, vittu perché le... Cioè, scusate le bestemmie in finlandese, ma... Cioè, i crimini degli alleati... È una cosa che ci si secca la lingua. No, ma non è quello. A me dà noia proprio questo parallelismo del te che parli, dedichi una puntata a una cosa e che arriva sistematicamente il tizio sotto che ti dice: ah, perché parli di questo e non parli di quello? Perché sto parlando di questo. Se faccio un video sull'Etiopia, il terzo video è sui crimini dell'Etiopia, non ti posso parlare delle marocchinate. Sì, semplicemente sì. Però è quel modo di, no, oh, di dire, ah, eccomi qua, scusate, non vuoi parlarne, ecco. No, è quello che qualcuno chiama l'allora allora le foibe. Sì, è una versione storica del ladro che dice: ma avete preso me che stavo rubando, ma perché non prendete lui? Ma intanto abbiamo preso te e processiamo te, poi sull'altro vediamo, no? Nel senso, non è che sei meno ladro o sono meno crimini sempre, se parli di crimini giapponesi o degli americani. Stiamo un pochino deragliando, ma va bene così. È sempre la solita storia. Oh, sì, beh, perché non è grado, cioè, queste persone non sono in grado di affrontare le cose nel merito della questione. Come ricordo, se era Ambrose Bierce o Oscar Wilde che disse: la gente, i fatti non devono permettersi di contrastare le opinioni. E in questi
molti casi le persone dire che di argomenti, se anche io, cioè di fare un video sui crimini di guerra degli alleati, degli stupri fatti dai russi in Germania, ne ho parlato più e più volte. Il marocchinato, ma, come abbiamo parlato nella live. Goccio, non ci stanno a sentire. Mamma mia, nella live con Marzilli non sono in grado, cioè devono sempre... c'ho un amico di Facebook, Fabiano Fava, che ha trovato una descrizione agghiacciante ma terribilmente reale per questa gente. L'ansiosa, continua e affannosa Non ti sentiamo mai, mi sa che è sparito di nuovo. Cerca di una qualsivoglia forma di Shoah, di consolazione. Perché voi parlate dei crimini tedeschi, delle stragi giapponesi? Sentite? Porco cane. Sì, la telecamera, sì. Porco cane, che nervi. Ah, mi sentite ora? Sì, vai avanti. No, niente, qui stasera, ecco, no, dicevo che praticamente c'è questa ansia disperata, questa foga degna di miglior causa nel cercare una compensazione, cioè... perché Stalin aveva aggredito la Finlandia, perché Stalin ha preso la Polonia, perché gli alleati non hanno dichiarato guerra anche alla Russia quando ha preso la Polonia, perché le foibe Giuseppina Persi, Norma Cossetto, la strage del carcere del PA, il manicomio Vicenza, compensazione alle commesse dei loro. La storia scritta viene... Allora, qui li a vedere prima la foto dei due ufficiali giapponesi che si sono sfidati ad ammazzare più gente con le katana. Quella è storia scritta dai vincitori. Cioè, tutti i documenti, i processi per i sì, tutto, tutto ammesso. Quindi. Anche per i crimini di guerra commessi su pochi. Sì, anche i pochi crimini di guerra che si è riuscito a giudicare qui in Italia. Cioè, quelli, cioè, sono stati giudicati in base ai documenti prodotti dagli stessi sconfitti, perché la burocrazia, ne parlavo con Giovanni nell'altra live, è la burocrazia tutto in triplice cosa, un velo in mano lo tiene da una parte, e la copia dell'ordine al reggimento lo manda alla compagnia, la compagnia lo manda al plotone, e esiste, cioè è impossibile distruggere tutti i documenti, la storia, però hanno sono molto fitti e non i vincitori sulla seconda guerra mondiale, e ci sono le testimonianze, le prove, cioè i fatti sono, per esempio, i 20 chilometri lineari di archivi con milioni di documenti all'archivio dell'Olocausto a Bad Arolsen in Germania. Ci sono, adesso sono finalmente liberamente
consultabili, ci sono i documenti della segreteria personale e particolare del Duce di Palazzo Venezia che consentono di Fitti, e gli storici hanno il compito di descrivere, di scrivere, di analizzare quei documenti. E ci sono questi documenti. Mike, ti sento andare e venire, Mike. Ma la storia scritta dai vincitori era vero ai tempi di Alessandro Magno, di Giulio Cesare. Mi senti? Sì, ora sì. Miseria. Aspetta un attimo, eh. Aspetta un attimo. Vediamo un po' così. No, ma credo che sia la connessione. Eh? Ecco. Allora, mi sentite ora? Ora sì. Porco cane. Cioè... scusate per i problemi. La webcam che salta, no? Io ho preso USB, magari riesco. Allora, vediamo un po'. Tac. Ecco, o lo devo riportare dal tecnico, però poi dopo rimango senza computer e devo rifare le dirette col telefonino, e per carità di Dio, no, ecco. Niente da fare, non da segno di vita. Niente, deve essere un problema della presa USB, non è la connessione. Allora, dicevo, praticamente tutto quello che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, i documenti, gli archivi ancora sono disponibili. Tu, almeno, hai trovato i documenti cinesi e hai dovuto trovare una persona che sa il cinese per sfruttare quei documenti. Ma quella non è storia scritta dei vincitori, è storia scritta. E quella l'hanno fatta gli stessi giapponesi, che si glorificavano di queste cose che facevano. Ecco, vedi, come sempre qualcuno fa, vedi. Aspetta un attimo, Io comunque ho 5 minuti, Mike, non te l'avevo detto, ma io devo staccare verso le 11. Ecco, qualcuno fa lo spiritoso, ecco, cambia testa, cioè, perché devo cambiare testa? Ecco, va bene, allora, Mirko, allora ascolta, facciamo una bella cosa allora. Io continuiamo fino a che poi io dopo saluterò proprio così un po' tutto. Veramente io ti ringrazio, è stata una cosa fatta, ne parlavamo già un pochino per parlare con te, ti ringrazio le cartine, tra l'altro adesso che stai per pubblicare, insomma che stai per pubblicare il video sulla guerra sino-giapponese, ci sarà veramente molto da sarà da divertirsi. Aspetto già i commenti, beh. Non è prossimo sarà verso dicembre, ma sì, già sì, mi aspetto, conosco il modo con cui lavori, cioè sappiamo quello a cui andiamo, sappiamo quello a cui andiamo incontro, ecco, quindi così. Allora, facciamo una bella cosa, davvero Mirko, io devo veramente ringraziarti di tutto cuore per questa live. Devo ringraziare per i dati,
e sono state indubbiamente, che sono indubbiamente preziose, perché la finestra su un, che diciamo, 7, perché tra un binamo disastri in Libia, poi in Etiopia, i giapponesi con le loro campagne di espansione, insomma, la guerra è cominciata prima del primo settembre 39. Ci è consentito di conoscere un aspetto della Seconda Guerra Mondiale che qui da noi è conosciuto decisamente poco. Io veramente non posso far altro che ringraziarti di tutto cuore per la disponibilità, per la pazienza, per la chiarezza con cui ci hai insegnato veramente tante cose. E qua c'è una battuta scritta da Vincenzo Cura. I miei utenti hanno delle battute interessanti quanto... Va bene, Mirko, se devi andare, ci sentiamo la prossima. Chiudo anche io la live. No, figurati, io avevo già del materiale pronto, quindi perché no? Poi martedì uscirà, te l'ho detto, il documentario. Ti ringrazio veramente. Quindi grazie a te, Mike. Sono ansioso e... Ma di cosa, veramente? Tra l'altro, signori, tenete d'occhio. Ecco, stanno dicendo che il 7 dicembre di quest'anno sono gli 80 anni di Pearl Harbor. E lì bisognerà... lì bisognerà forse fare qualche cosa. Comunque sì, davvero. Grazie di tutto cuore, ci sentiamo presto, e un saluto di tutto cuore a tutta la community, alle persone che sono state con noi in queste due ore filate di live, ci sentiamo la prossima, un saluto a Mirko, un saluto a tutti voi e arrivederci. Alla prossima. E come sempre...